Salve a tutti amici videospettatori, qui è il buon Saidonia e benvenuti nell'undicesimo video della Blind Run di Leggende Pokémon Arceus. È mezzanotte e 43 mentre parlo. Un'intensa giornata di gameplay mi ha travolto da stamattina, ma me la sto chillando sempre di più. L'emozione iniziale della scarica d'adrenalina e di novità della Blind Run e di Leggende Pokémon Arceus si sta dissipando e sta sopraggiungendo un bel prurito e una bella voglia di dominare questo gioco, di comprenderlo, di assimilarlo e di dissezionarlo insieme a voi. Quindi, prima di partire da Cleavor e prima di farci magari altre due piccole chiacchiere con Soruan, se ce le concederà, vorrei mettere un po' di puntini su lei. Punto numero uno. Sappiamo che esiste un eroe del passato. Sappiamo che è esistita una disputa, probabilmente violenta, tra Team Diamante e Team Perla, che a un certo punto si è placata. Dico che questa disputa sia stata violenta perché tutte le strutture elleniche sacre precedentemente presenti nella regione sono distrutte. E a questo punto ha senso pensare che non siano state distrutte da un Pokémon, da un potere, da un fulmine, ma da una guerra civile. Praticamente due sezioni diverse della teologia isuiana che si sbranano a vicenda per chi ha ragione. Storia di vita vissuta anche nel mondo reale. Abbiamo un eroe e direi che questo eroe potrebbe essere, se non il paciere fra uomini e Pokémon, dato che i Pokémon venivano già venerati, il paciere tra Team Diamante e Team Perla. Colui che andava così tanto in sintonia con tutti gli esseri viventi da riuscire anche a generare un vero e proprio armistizio tra queste due inconciliabili metà della regione. Peraltro, metà non autoctone, ma probabilmente migrate sulle coste ovest e est di Isui. Questo armistizio però ha avuto un prezzo, e questo prezzo è chiaramente l'assegnazione dei Pokémon regali. Non sappiamo quanti essi siano, ma la frase di Damon ha parlato piuttosto chiaro. Io non posso impicciarmi di quello che fa Cleavor, di come fermarlo, degli affari che lo riguardano, perché altrimenti, se il Diamante lo facesse, la tregua verrebbe meno. Le parole non sono state proprio queste, ma capite bene che la disputa tra di loro era così violenta che si è potuta fermare solamente assegnando in parti uguali gli eredi del potere del Sommo Sinnoh. Quindi sicuramente l'equilibrio di Isui è labile e allo stesso tempo un setting appena descritto non sarebbe incoerente con l'abbandono di Dio dei luoghi terreni. Dio si fa da parte, intristito, forse ancor prima che incollerito, nel vedere che gli uomini che dovrebbero vivere in armonia fra loro, prima ancora che con i Pokémon, si fanno la guerra, si odiano, sulla base di icone in conflitto. Questo mi porta a credere che il motivo della rabbia dei cieli sia qualcosa di ancora incomprensibile. Perché in teoria Dio, una volta che si è fatto da parte, non dico che sia felice, ma non è neanche coinvolto in un atto di punizione perpetua. Quindi rimane un grande mistero e dire che era uno dei punti fermi delle mie teorie. Arceus è arrabbiato? Non so se sia arrabbiato. E troverei strano che Arceus utilizzasse se stesso per farci viaggiare nel tempo e fermare un suo io del passato, perché in quanto Dio che esiste fuori dal tempo e dallo spazio, per lui il tempo scorre e non scorre. Non posso trovare due divinità. Non possono coesistere l'Arceus del futuro e quello del passato perché esiste un solo Arceus, sopra il tempo e lo spazio. Queste rimarranno ancora domande irrisolte, ma voglio aggiungervi un dettaglio. Soruan ha fatto un'affermazione che mi ha acceso una lampadina. Dopo aver più volte dichiarato di voler fare il massimo per placare Cleavor, di voler dimostrare a Perla e Diamante di non essere ostile ai Pokémon e anzi dichiara di avere la pace, l'armonia tra le specie come uno dei capisaldi, egli ci confessa di voler
mantenere le cose sotto controllo, perché siamo gli ultimi arrivati a Isui. L'equilibrio del team diamante e del team perla, perdonatemi, è già labile. E quindi bisogna, come dire, stare con un profilo basso, altrimenti si rischia di generare un'insurrezione. Quindi temo che la tranquillità con la quale Team Diamante, non tanto il Team Perla e non tanto Perla, ma il Team Diamante accoglie il Team Galassia possa essere una cantonata. Perché il Team Galassia potrebbe non essere, almeno nei suoi ranghi più alti, volenteroso di vivere in armonia con i Pokémon per genuina propensione verso quest'idea, quanto per il quieto vivere. E magari una volta entrati nelle radici di Isui, provare il colpo di stato. Del resto stiamo costruendo sempre più basi, quindi magari mi sto raccontando una storia che non esiste. Soruan non me la conta giusta. E a questo punto, visto che ho fatto la mia chiacchierata di circa 6-7 minuti, possiamo concederci una chiacchierata con Soruan e poi il viaggetto verso Cleavor. Per sopravvivere a Isui abbiamo bisogno di studiare i Pokémon. Tuttavia, a volte saremo anche costretti a domare le creature che si mostrano ostili o dannose. Vedete, per ora sembra buonissimo. Eppure non riesco a crederci, sbaglierò io? Per sopravvivere abbiamo bisogno di studiare. Però a volte siamo costretti a domare le creature, ma solo perché dobbiamo sopravvivere, non vogliamo dominare. Sarà davvero così, Soruan? Allora, richieste. Bisi è il grande, dobbiamo andare in mezzo alla natura. Le polpette pure, perché dobbiamo trovare il fungo gommoso. Parliamo con Milchio, con Luteina e con Tsumugi. Dovrebbero essere tutti nel villaggio, in teoria. Se non hanno altre quest, e non sembrano averne, all'interno di questa struttura, negli headquarters, direi di... abbiamo però da parlare con Selina, facciamolo. E poi direi appunto di cercare i quest giver. My dear Sidonia, è sempre un grande piacere. Professor Laven, vada al dunque. Selina è un po' sparita dai radar queste ultime ore. Yes, yes, Sidonia, ma più che altro perché siamo stati in mezzo alla natura. Mi dicono che ti è stato affidato il compito di fare ricerche su Cleavor e sull'origine della sua collera. Vada bene, si tratta di un Pokémon notevolmente forte. I membri della squadra di vigilanza vittime del suo attacco hanno cercato di difendersi lanciando delle Pokéball. Ma ogni tentativo di catturarlo si è rivelato inutile. Ha dimostrato una furia del tutto singolare. Credo che i regali li cattureremo proprio per lore. Mi sono fatto scappare Cricketune. Sono uno stupido. Sarò franca con te, si tratta di una missione estremamente pericolosa, perciò devi essere ben convinto di volertene occupare. Sono convintissimo. E sia, ti spiegherò tutto allora. I Pokémon regali sono Pokémon venerati dalle genti dei Team Perla e Diamante, poiché ritenuti messaggeri del Sommo Sinnoh, in realtà discendenti di Pokémon che avevano ereditato il suo potere, quasi come se Arceus, andando via, avesse lasciato pezzi di se stesso agli altri. Nei luoghi da loro prediletti, i cosiddetti siti regali, vengono celebrate feste e depositate offerte in segno di gratitudine nei loro confronti. Per cui, scoprendo di quali materiali abbiamo bisogno per ringraziarci Cleavor con un'offerta, potremmo trovare un modo per uscirne vittoriosi. Sidonia, dobbiamo parlarti. Ascolta bene quello che sto per dirti. È possibile che dall'altra parte dello squarcio vi sia il mondo del Sommo Sinnoh. No, in realtà credo che ci sia il mio mondo. E il Sommo Sinnoh che veneriamo noi del Team Diamante è il padrone del tempo. Oddio, qui si apre una possibile linea narrativa interessante. La voglia di attraversare lo squarcio da parte di entrambi i team per dimostrare che ovviamente si ha ragione. Ciò vuol dire che forse, precipitando da quello squarcio spazio-temporale, hai attraversato anche il tempo. Pazzesco, beh, vero, però anche lo spazio. Se così fosse, avrei un favore da chiederti riguardo a Cleavor. Fai pure tutte le ricerche che vuoi. Ormai che ci sei, non potresti placarlo in qualche modo?
Mr. Damon, proprio qui la volevo. Era di questo che stavamo parlando. Oh, tu devi essere quel grande scienziato di cui ho sentito parlare. Piacere di conoscerti. Magari un giorno di questi potresti insegnarmi un po' di cose. Ma dove eravamo rimasti? Ah, sì, sì. Cleavor è il re delle foreste ed è un Pokémon venerato da tutto il Team Perla. Non da tutti, da tutto il Team Perla. Se li sono divisi questi regali e dopo questa divisione la fede nei confronti di chi si è perso non è rimasta solida e salda. Sono certo che vorrebbero sistemare la faccenda per conto loro e chiedere aiuto al Team Galassia non deve essere semplice per loro. Peraltro aggiungo che il Team Diamante sembra avere un'inclinazione molto più grande rispetto al Team Perla per la collaborazione con il Team Galassia, e questo perché il Team Diamante è il team del tempo, quindi è proiettato verso l'importanza del futuro e lo sfruttamento massimo del presente, quindi è molto ammaliato dalla tecnologia del Team Galassia. Dunque potremmo dire che Rizza in realtà è una delle poche persone del Team Diamante che vede le palle come ridicole. Team Perla invece, siccome è legato allo spazio e quindi magari anche all'immobilità delle cose in un certo senso e alla libertà degli esseri viventi che ci vivono all'interno, non vede troppo di buon occhio, ecco, quello che stiamo facendo. A dire il vero, anche noi del Team Diamante abbiamo un problema simile. Uno dei Pokémon che veneriamo ha perso il controllo, quello di Maru, credo. Si trova in montagne distanti da qui. Il Team Diamante e il Team Perla hanno un passato burrascoso, è vero, ma abitiamo la stessa terra e dovremmo collaborare per risolvere i nostri problemi. Anche se, diciamoci la verità, non è che ci siano poi tante persone in grado di affrontare Pokémon così potenti. Non possiamo fare altro che affidarci a te. Cleavor si trova all'arena del Colosso, oltre la foresta lontana. Il capitano che si occupa di lui è Rapan. È un tipo sveglio, anche se a volte può sembrare un po' come dire soprappensiero. Adora Cleavor, quindi ti dirà tutto quello che c'è da sapere su di lui, che tu glielo chieda o meno. Beh, allora contiamo su di te, sono sicuro che riuscirai a risolvere la questione. Ci si becca, Niburisto? Ha detto ci vediamo, scusa. Ha riferito ciò che aveva da dire e via. Di certo sa come ottimizzare i tempi. Ad ogni modo, dice bene Damon. Per effettuare ricerche su Cleavor è necessario raggiungere il luogo in cui dimora. Propongo di andare alla base sull'altura. Quella che è stata costruita di recente, ricordi? Si trova nelle vicinanze dell'arena del Colosso. Quasi dimenticavo, faresti bene a passare per il pascolo e a controllare di avere i Pokémon giusti. Abbiamo capito, eh? Anche meno con questi tutorial, anche meno. No. Ok. Abra non fa ancora niente. Nuove richieste? No, non ci sono richieste. Ragazzi, prima di andare da Cleavor, sapete cosa dobbiamo fare. Il girello delle quest. Se avessi avuto spazio per quei materiali, come si riempie in fretta il mio borsello? È mai capitato anche a te di pensare cose del genere? Allora prestami un momento di attenzione e vedrai che non te ne pentirai. Aumenta lo spazio nel borsello? Caro il mio Crescenzo, fai crescere? Sì, il borsello. Lo sai che se impari l'arte di mettere da parte puoi ficcare più strumenti nel borsello? Vuoi che te li insegni? Certo. Bene, dammi 100... Minchia, niente, costa nulla. Ottimo investimento, allora apri bene quelle orecchie. Oh, uno spazio in più. Che ti dicevo, se conosci il trucco giusto ci puoi mettere molti più strumenti. Ho qualche trucchetto da esperti per far stare ancora più strumenti nel borsello. Sì, ti interessa? 200, ma certo. Ottimo investimento, e allora apri bene quelle orecchie. Un altro, costerà sempre di più, sempre il doppio secondo me. Vai, vai. Questo 400, no 300. Vai, vai. Io spendo tutto, ragazzi. È molto importante avere spazi in più in borsa. Meno recall da fare al campo base. Abbiamo tutti gli upgrade che servono. Borsello essenziale. Sì, sì, sì. Vai, vai. Maxiamo, maxiamo. Tutto quello che si deve fare. Fino a 10, forse? Quindi arriverà fino a un millino? Sì. No, eccolo. Il millino subito è arrivato. 1500. Vai, vai. Piuttosto mi vuoto, ragazzi, davvero la borsa. Cioè, il portafogli. E ancora. 2000? Mi sa che qui ci fermiamo. Se ce n'è un altro. Purtroppo. 2,5. Niente. Vediamo un po'. Strumenti.
Ora abbiamo una fila intera in più, quindi 8 spazi, più altri 3. Buono. 5 più 3, sì. Beh, non male. Non male assolutamente. Filmatino? No, ok, perfetto. Allora, abbiamo richieste? Sì, le andiamo a prendere. Oh, Fabrizio. Tra l'altro, unico nome italiano, cioè ci sono Fushiguru, Amegurumi e poi... Cosa è successo al tuo compenetro? Ogni tanto non so perché. Oddio. Ho avuto per un attimo paura di essere entrato. L'ho fatto. State attenti. Tu hai l'aria di essere un amante del fai da te. Devo chiederti un favore. Vorrei che creassi uno strumento usando la mia speciale ricetta, va bene? Bando alle ciance, ecco la ricetta. Dimmi tutto. Poke Kokeshi. 3 pezzi di legno. Non ho mai preso il legno. Serve a creare un oggetto di alto artigianato di mia invenzione chiamato Poke Kokeshi. Vorrei che ne costruissi un esemplare e mi mostrassi il risultato. Non vedo l'ora di vedere la tua creazione. Un Kokeshi, per favore. Ah, una poke bambola. Una poke Kokeshi, ok? È banalmente una poke bambola, ma non ho il legno. Ah, ma lo vende lui il fungo gommoso. Ma porca miseria. E vende anche delle ricette, ho visto. Eh sì, eh. Preparato, vai, vai. Ah, giusto, ho speso tutto. Polpetta di miele, offensive extra e defensive extra. Sono ovviamente a questo punto attacco X e difesa X, ma in realtà, essendo attacco e difesa ormai boostati insieme, ce ne sono solo due, chiarissimo. Anche le ricette sarebbe importante terminare, quindi comprare. Va bene. Intanto andiamo a questo punto a dare la quest a Francone. L'abbiamo fatta. Io litigo ancora con il menù, nonostante sia il 10° episodio. No, ma ne serviva uno. Non so perché mi sono ricordato. Allora gliene vendo altri 5. Oh. Che ci faccio? Ero convinto fossero 6, ragazzi. Non chiedete perché. È una blind run anche per questo. Non posso vendere, però, eh. Cavolo, ho speso un botto di soldi. Gli ho dato 1.200 e bastava. Vabbè. Rip. Tanto si farma catturando, non importa. I Pokémon che ho in squadra vanno tutti bene, tranne Bibarel è già evoluto in teoria, però ho ancora tante cose da fare su Bibarel, no? Non è maxato Bibarel, eccolo qua, livello di analisi 2, figuriamoci, deve fare morso e idrondata, e vanno anche catturati degli esemplari alfa. Tecniche potenti viste. Ok, va utilizzato prima di boxarlo, va utilizzato. Guardate, lo mettiamo subito anche davanti, per quanto in realtà serva relativamente, perché fa da sé con il menu. Ce lo fai tranquillamente senza entrare. Va bene. Etelo? Sapevo. Mio caro, mi auguro tu sia in eccellente salute. Allora, stai facendo buon uso della tecnica segreta del colpo alle spalle? In ogni caso, eccoti delle super pozioni. Non ho dubbio sul fatto che le imprese della squadra di ricerca mi porteranno nuovi profitti. Considera il mio dono una sorta di investimento a monte, Corona. XD. Pomata per le ferite. 100 PS a un Pokémon. Detto ciò, tolgo il disturbo. Delle rovine inesplorate mi aspettano. Ma tu guarda un po', Etelo. Ma tu guarda un po', Etelo. Sì, sto uscendo dal villaggio. Base sull'altura, assolutamente. Non ha senso andare nella base sulla landa. Non ha assolutamente senso perché abbiamo esplorato tutto. Dai caricamenti piuttosto veloci, fortunatamente. Almeno quello. Lei che ci dice, scusate?
Ci sono Pokémon che si possono incontrare solo di notte. Quando appaiono non te ne accorgi nemmeno perché arrivano così di soppiatto. Il solo pensiero mi fa venire i brividi. Vedete? Qui c'è stata una guerra. Infatti rimangono solamente le effigi dei due dei. Perché dei sono, però percepiti come uno soltanto, che due facce non poteva avere. Eccolo qua. Oh, questo sì che è un fungo gommoso di primissima qualità. Il mio fiuto non mi ha ingannato. Hai un vero talento per i funghi, tu. I funghi gommosi spuntano in fretta, tant'è che si trovano un po' ovunque nella landa. Io li ho comprati. Sono un ottimo prodotto, squisito sia stufato che fatto alla piastra. Va bene, iniziamo con la lezione. Let's go. Ecco fatto, la polpetta funghi è pronta. I Pokémon ne vanno matti, è semplicissima da usare. Lanciane una a un Pokémon che ama i funghi per attirare la sua attenzione e fargli abbassare la guardia. Così potrai approfittarne per scappare o anche per catturarlo più facilmente. Ti darò 5 polpette base, così potrai provare subito a preparare delle polpette funghi. E allora usiamo anche gli altri funghi almeno per prepararsi le polpette. Polpetta nutriente che, se mescolata con altri alimenti, emana un forte profumo appetitoso. Usa le mie polpette per attirare l'attenzione dei Pokémon e far conoscere a tutti la mia ricetta. Let's go. Non c'è dell'altro richiestame per ora. E finalmente possiamo usare... No, forse sempre qui? Eh sì. Allora, le creo tutte quelle che posso creare. Così, abbiamo fatto. Eccole qua le polpette ai funghi. Madonna, ora ne ho voglia. E altre questolelle che dobbiamo completare. In realtà dobbiamo parlare con quelli della squadra di vigilanza. Ma dove sono? Forse sono nel villaggio e li ho persi? Aspettate, scusatemi, ma ce la farò a capire che... Vabbè, che l'Arceus Phone si apre così. Vieni a giocare Drifloon, va bene. Ho messo il quest... Giver. Così sto tornando al villaggio, sì. Ed è giusto, perché devo tornare al villaggio per parlare con sti tizi, in realtà. Mi sono teletrasportato troppo presto per la furia. Ma in realtà sono qui dentro i tizi della quest, no? Ok. Sì, ok, ci siamo. Cominciamo a dominare anche la navigazione del gioco. Prendiamole tutte così poi partiamo. Hai accettato la mia richiesta di indagine su quel Drifloon. Grazie, voglio proprio risolvere questo mistero una volta per tutte. Alcuni dicono di aver visto un bambino giocare con un Drifloon sulla spiaggia origine. Non si vedono spesso Pokémon che giocano con gli umani e temiamo che quel Drifloon possa essere pericoloso. Alla notizia, io e i miei colleghi vigilanti abbiamo verificato che tutti i bambini del villaggio stessero bene. Tuttavia, non solo erano in perfetta salute, ma hanno detto di non aver visto nessun Drifloon perché è morto il bambino, un fantasma. Se non fosse per la quantità di segnalazioni, ignorerei la faccenda. Quindi mi sono detta, questo è un lavoro di indagine per la squadra di ricerca. Ci vuole qualcuno in grado di scoprire qualcosa su questo Pokémon che gioca con i bambini. Ribadisco, ahimè, è morto il bambino. Andiamo anche a traccare questa, così parliamo con tutti loro. Mi spiace che non ne tracchi più di una, perché non ha un granché senso. Ogni volta devi scambiare il tracker. Parliamo con tutti loro. Così poi abbiamo risolto e abbiamo tutte quante le quest che possono essere completate nella natura. Ma in realtà questa addirittura era qui. I Bidoof dispettosi erano nel villaggio. Senti, è vero che per l'esame d'ammissione hai dovuto catturare ben 3 Pokémon diversi? Se sei stato capace di un'impresa simile, ho un favore da chiederti. Ah, rieccoli. Infatti, quei birbanti dei Bidoof, che carini. Mi giro un attimo e loro ne approfittano per intrufolarsi nel villaggio. Sono proprio un fallimento come vigilante. Quando ci penso non ho nemmeno il coraggio di guardare in faccia la caposquadra la pilla. No, commiserarmi non serve a nulla. Devo rimboccarmi le maniche e trovare un modo per catturare quei Bidoof. A chi voglio prendere in giro? Non ce la farò mai a metterli nel sacco da sola. Ho un'idea. Ho sentito che quei Bidoof pestiferi tendono a distrarsi quando sono presenti altri Bidoof.
Voglio dire, se tu usassi un Bidoof per distrarli, io potrei approfittarne per acchiapparli. Un piano diabolicamente perfetto, no? Per favore, aiutami a catturare quei tre Bidoof molesti. We can do that. Ho un Bidoof. Oddio, no! Non ho un Bidoof perché lo hai voluto. Andiamo al pascolo, ma non credo di averlo. O forse sì. No, ce l'ho. Seguede. Non vanno liberati gli stadi base, perché come vedete possono servire per delle quest. E non dobbiamo lasciarci indietro le quest, perché se succede, poi se abbiamo evoluto troppi Pokémon è un casino, dobbiamo riandare a catturare lo stadio base, magari in una mappa indietrissimo. Quindi andiamo con ordine. Per prima cosa dobbiamo scoprire dove si sono cacciati quei Bidoof. Ce l'ho. Ti giuro che ho un Bidoof. Non volevo tirarti una polpetta di riso addosso, anche perché costa. Eccolo. Ti giuro che ho portato Bidoof. Sorella. Aggiungi un Bidoof alla squadra. Ah, ok. Le devo trovare allora, semplicemente. Ok. Pensavo di doverglielo far vedere. Visto. Bido Bidoof. Sta mangiando il legno, piccino. Fanno budeo. Preso. Feticismo per i fade out al nero, vabbè. Vittoria, il piano ha funzionato. Tutto grazie a te e al tuo Bidoof. Va bene, ne devo trovare altri due di Bidoof. Come dicono gli inglesi, Bidoof. Dai, un Bidoof è qui a pregare. In realtà dovrebbero esserci dove è il legno, quindi qui un Bidoof potrebbe esserci davvero, ma non c'è. Giustamente non me li sta traccando perché sarebbe troppo semplice la quest, se no. Oh, guarda, sta crescendo un bel po' di robetta adesso, eh. Ok, dimmi tutto, come sta andando? È ancora un po' presto per la raccolta, d'accordo, però intanto vedo che crescono tante cose simpatiche. Eccolo lì un altro. Tu? Io sono Lutenia, della squadra di vigilanza. Oh, questa è l'altra quest. Se catturi uno Zubat, vieni da me che vorrei vederlo. Ce l'ho. Se avessi occhi come quelli degli Zubat che gli permettono di volare liberamente nel buio, il turno di notte sarebbe una passeggiata. È per questo che vorrei conoscerli meglio, per imparare da loro. Se catturi uno Zubat, vieni a mostrarmelo. Ce l'ho. Voglio esaminare subito i suoi occhi. Non ci sono. Dove sono? Non li trovo, ma non ce li ha, non ha gli occhi. E no, vede con gli ultrasuoni. Come fa a volare con tanta agilità se non ci vede? Poi però li svilupperà, non preoccuparti. Deve avere un qualche sistema segreto per vedere anche senza gli occhi. In tal caso però significa che non posso imparare nulla dagli Zubat. Come faccio adesso con la vigilanza notturna? Ascolta meglio. Puoi fare amicizia con lui. Ma certo, in fondo non è scritto da nessuna parte che devo fare tutto da sola. Bello il fatto che il suggerimento di fare amicizia con un Pokémon non sia per nulla scontato. Fantastico. Allora devo solo andare a catturarmi un bello Zubat che possa darmi una mano. Quest indolore proprio. E abbiamo le offensive extra che ci leggiamo instantly. Aumenta di molto la forza offensiva di un Pokémon in una lotta. L'effetto svanisce se il Pokémon è sostituito. Però aumentare di molto, in teoria, per quel che ho capito, non è aumentare di stadi, ma un aumento durevole per vari turni. Però l'aumento è sempre di un unico stadio. Devo però esplorare di più, ragazzi, è ancora presto. So già che nei commenti arriveranno le spiegazioni perché questo gioco, sarà ormai al suo day 47. All'uscita di questo video gameplay, però sappiate che da me era ancora, non so se lo posso dire, ma una data ben lontana dalla data d'uscita, ecco, mettiamola così. Ben lontana no, ben lo toglierei, ma lontana dalla data d'uscita sì.
Devo trovare l'altro Bdoof, l'ultimo Bdoof. Aspetta, no, l'ho saltato? Mi sa che l'ho saltato, sono un cretino. C'era un Bdoof, ma ero preso dallo Zubat, eccolo qua. Bidi bidi, gnam gnam. Ero preso dal discorso, dal match evolve al monte l'anachila. Dai, un bel episodio di... in realtà narrazione, perché abbiamo parlato tanto, ma anche di completamento delle subquest. Vittoria, il piano ha funzionato, è tutto grazie a te e al tuo Bidoof. Stiamo facendo un bel lavoro. Ne manca uno, eh? Non c'è nessun Bidoof. Ma neanche qua ci siamo stati. Sidonia e l'orientamento. Mannaggia i Bidoof. Ma non è questo il punto. Allora, dove cavolo sei, maledetto Bidoof? Non puoi mangiarmi così il tempo del mio prezioso episodio. Siamo già a 33 minuti secondo il mio counter, quindi più o meno saremo a un tempo simile anche da voi. Allora, ammetto di non star cercando questo Bidoof con metodo. Però non lo vedo. Ma forse è qui e non l'ho visto? Però non c'è. Qui non c'è nessun Bidoof. Oddio, forse è qua in fondo. Bidoof nevermore, ragazzi. L'ultimo Bidoof è introvabile. Forse vicino ai pascoli. Qui nelle intercapedini delle casupole abbiamo già visto, in teoria. Non c'è. Sto impazzendo, amici. Dove cazzo è questo Bidoof? Allora, andiamo con calma. Qui non c'è nessun Bidoof di merda. Nessun Bidoof. Nessun Bidoof. Nessun Bidoof. Nessun Bidoof. Nessun Bidoof. L'esaurimento nervoso è vicino, ragazzi. Ma è finito il villaggio. Mi sta sicuramente sfuggendo in un punto stupido. È un punto idiota. E quando lo troverò mi arrabbierò moltissimo. Non è da nessuna fottuta parte questo Bidoof. Sono devastato. Non ho mai fatto qualcosa di così difficile in questo gioco. Cioè, in confronto a stare avi al 32 era una roba facile. Completamente imbananato, amici. Non so dove sia questo Bidoof, maledetto. No, ragazzi. No, ragazzi, voi non potete capire quanto ci ho messo a trovare questo Bidoof mimetizzato con la staccionata. Cioè, io ho dovuto tagliare, credo, almeno 2-3 minuti di ricerca, perché stava diventando estenuante per me. Sappiate che sono stato sconfitto da questa quest, ma tremendamente. Vittoria, il piano ha funzionato, è tutto grazie a te e al tuo Bidoof. Ho le lacrime. Ottimo, abbiamo acciuffato queste tre pesti. Ora vado a liberarli fuori dal villaggio. Un momento. Sarebbe un peccato lasciare andare dei Bidoof così astuti, infatti farà loro costruire un bel po' di case. Posso prenderli in consegna io. Credo che sarebbero molto utili, lo so, lo sarebbero. Ma come, con tutti i problemi che hanno creato soprattutto a voi della squadra di Le? In fin dei conti sono dei Pokémon, cosa ne sanno loro delle regole del villaggio? E poi, se vengono a risucchiare i nostri edifici è perché hanno buon gusto. Sia chiaro, non intendo certo tenerli qui a poltrire. Resteranno al villaggio per aiutarci nel nostro lavoro. Sono tanto coraggiosi da introdursi più volte in un luogo sconosciuto. Inoltre, con i loro denti robusti possono risucchiare il legno e la pietra. Queste qualità sono perfette per la squadra edile, non credete anche voi? Allora che ve ne pare? Vi va di unirvi a noi? Vedrete che il cibo vi sembrerà ancora più delizioso dopo una giornata di sano lavoro. Budeo. Ottima risposta, così mi piace. Non so se questi tre furbacchioni siano capaci di impegnarsi seriamente, però sono certa che sotto la tua supervisione sapranno come comportarsi a modo, Amelia. Comunque sia, la questione è risolta. Grazie infinite per il tuo aiuto. Mi hai fatto un favorone. È una caramella rara. Direi che ci rimane l'ultima quest da fare, prima di salutarci. Dobbiamo andare alla spiaggia origine. Per farlo, però, dobbiamo prima probabilmente far fasare la notte.
Notte fonda, andiamo alla spiaggia, facciamo Drifloon. E in teoria abbiamo fatto tante tante altre quest. Che abbiamo fatte 4 di subquest. I funghi e le 3 alla lavagna. E infatti poi ci mancherà. Oh, finalmente sto riuscendo a navigare decentemente. Il Beasiel. Il Geodude che già abbiamo, dobbiamo solo trovare la tipa. Sbocciare o non sbocciare? Serve Cerri, ma ancora non ci siamo arrivati. Quindi praticamente siamo quasi in pari. Yes, yes, yes. Perfetto. Allora, troviamo velocemente questa spiaggia. Dritti qua. Chissà se è la spiaggia origine. Ora ci sono dei Pokémon. Wow! È fasata Amelia. Non ci dormo più la notte. Ah, non ti avevo visto. Ma ti pare spaventare la gente in questo modo? Che succede? Lascia perdere. Qualunque cosa tu voglia ne parliamo dopo. Ora non ho tempo. Qualcosa non va? In effetti potresti occupartene tu, visto che sei un membro della squadra di ricerca. Il fatto è che ieri notte ho avvertito come una presenza in casa. Sentivo una specie di crepitio. Ho anche trovato delle bacche abbrustolite e si sentivano degli scoppiettii. La questione va indagata e quando si tratta di indagini nessuno è più indicato di un membro della squadra di ricerca. Ti lascerò ispezionare la mia stanza, ok? Saresti disposto a venire una sera? Di giorno lavoro. Sto qua. Sì, ho tempo. Al massimo rifacciamo poi fasare la notte. C'è qualcosa in casa, ne sono sicura. Cerca bene, mi raccomando. Spero che sia un Pokémon spettro. Magari un Ghastly? Piraburu bariribaha? Is it possibile? Stanza uguale a tutte le altre. Ispeziona la casa di Amelia. Ci sono dei progetti edili arrotolati e degli schizzi raffiguranti Magikarp. Forse sono studi per la decorazione della sede del Team Galassia. Allora, ragazzi, io sto litigando. Questa cosa la mettiamo proprio in diretta. Sto litigando da troppi episodi con l'accento di edile, edile. Quindi adesso edile, accento. Edile o edile? La pronuncia corretta è edile. Ci sono dei progetti edili arrotolati e degli schizzi raffiguranti Magikarp. Forse sono studi per la decorazione della sede del Team Galassia. Profuma di bacche. Forse qui dentro ce n'erano alcune. Si sente un rumore provenire dall'entrata. Le divise all'interno sono piegate con cura. Si sente un rumore, sotto il panno deve esserci qualcosa. Solleviamolo. Crept, crept. Cos'era? Si vedono delle scintille. Ti è passato davanti qualcosa, ma mi sa che è uno Shinx e basta allora. Si sente un rumore provenire dal tatami. La finestra è leggermente aperta, come se qualcuno l'avesse mossa di recente. Holy fuck. Qui le bacche. Le divise. Oh no. Lo specchio. Lo specchio è coperto da un panno. Ok, solleviamolo. Il panno pende da un lato. Ci sono dei peli neri sull'orlo. Potrebbe essere un Luxio molto schivo. Scintille. Oddio, magari è Rotom, però peli neri no. Oh, aspettate, aspettate. Esaminiamo. Pichu. Giusto. Ho sentito un rumore strano, tutto bene? Effettivamente Luxio non ha i peli neri, ma blu. Aspetta un attimo, questo Pichu non sarà. Mi pare davvero assurdo, ma credo proprio che sia il Pichu ferito che ho trovato nella foresta. Poverino, vuole fare solo amicizia. Una bacca per me, vuoi forse ringraziarmi per essermi presa cura di te? Sì, questa è bella, l'intruso misterioso era solo un Pichu riconoscente. Credevo di avere in casa qualcosa di pericoloso, ma mi preoccupavo per nulla. Ti devo un favore, ecco come ringraziamento per avermi aiutata. Edile.
Baccabana. Credevo di avere in casa qualcosa di pericoloso, ma mi preoccupavo per nulla. Eh già. Spero non sia fasata la notte, ma non credo. Infatti, fast, 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 usciamo. Che magari troviamo anche dei Pokémon segreti, visto che in teoria non ti viene da tornare qui, no? No, no, sta diventando giorno. No, ti prego. Ti prego, ti pago. No, 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 devo muovermi, devo muovermi. Mannaggia, Amelia. Fast, fast, fast. Sai che è già tardi, vero? Ma forse no, dai. Vedo roba, sabbia che si muove in maniera strana, dai. No, eh. Ah, ma anche perché si trovano di sera, non di notte fonda. Quindi nulla, mi tocca tornare indietro, mi tocca. Dobbiamo tornare agli alloggi ancora una volta. Far fasare la sera, perché era di sera e non di notte. A questo punto facciamo l'alloggino tattico. E almeno finiamo anche questa, dai, dai, dai. Le dobbiamo finire tutte. È necessario. Magari qui vi avremo offerto in post-produzione un po' di taglietti in più, giusto per rientrare in un tempo accettabile. Non ci sono proprio Pokémon selvatici qui nei dintorni. Beh, del resto è zona che ha accesso libero al villaggio, quindi in teoria. Oh, finalmente questa casa! Signore della squadra di ricerca? Io voglio andare a casa mia, no? Però c'è Driflun che non mi lascia andare. Quindi, no, mi prendi la mano per favore? Va bene. Evviva, finalmente posso andare a casa. Però io, non è che Driflun è cattivo, ecco, oddio, ma non era morto quindi sto bambino. Giochiamo sempre insieme, no? E quindi siamo amichetti segreti. Io mi chiamo Takeo. Allora, ciao, signore della squadra di ricerca. Secondo me ora torno indietro e mi diranno che Takeo non è mai esistito. Scommettiamo. Facciamo il teleport così arriviamo prima. Quanto ci scommettiamo? Vediamo. Hai indagato su quel Drifloon sospetto? Dimmi che hai scoperto. Guarda come mi dice che non c'è nessun Takeo. Ok, quindi Takeo ha preso le difese di Drifloon. Ad ogni modo, quel bambino l'ha scampata bella. Se non ci fossi stato tu, forse sarebbe ancora prigioniero di Drifloon. La squadra di vigilanza deve tenere gli occhi aperti. Parlerò con la caposquadra Lapilla. Bisogna aumentare il numero di vigilanti sulla spiaggia origine. Per fortuna siamo riusciti ad andare a fondo della questione prima che succedesse qualcosa. Grazie per il tuo prezioso aiuto. Non che questa quest quindi contribuisca alla fiducia degli uomini verso i Pokémon. Perché allora vuol dire che il Drifloon era veramente un Pokémon un po' possessivo e Takeo un bambino vivissimo. E di conseguenza che non meritava di essere tenuto contro la sua volontà nella spiaggia origine. Cosa ci manca, ragazzi? La 12. Perché ci manca la 12 e basta, vero? Poi la 4, ma devo catturare dei Beezel. La 12 però la facciamo perché è proprio veramente quest giving e basta. Ma l'ho traccata? Sì, l'ho traccata. E per i Beezel, ragazzi, appena ne troviamo uno sulla strada lo prendiamo, speriamo che sia grosso, perché se ci mettiamo a farmare il Beezel grosso è un casino, però dall'altra parte lasciarla 4 così ferma proprio no. Eccoci, andiamo a casa sua. Andiamo a trovarla. E qui termineremo. Mi hai portato un Geodude? Oh cielo, guarda cosa abbiamo qui.
Che aspetto roccioso e che peso ideale, è proprio quello che cercavo, non fa una crepa. Ti sono riconoscente, grazie a questo geodude di miei sottaceti saranno più pungenti che mai. Giudo. Oh, un po' di caramelle esperienza, ma ancora non le userei. Ti sono riconoscente, grazie. Stiamo cucendo però un po' di rapporti uomo-Pokémon, anche se appunto la quest del Drifloon invece ha portato, secondo me, l'evoluzione della cosa in tutt'altra direzione. Però. Ragazzi, mi sa che ci siamo. Scelgo se farvi offline, quindi off video, la quest dei Bisiol o no. Direi di no, a meno che non vediamo che si protrae per lungo tempo, d'accordo? Io vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo nel prossimo episodio nel quale ci dirigeremo alla foresta lontana, poi entreremo nell'antro del colosso, un gran bel nome, e credo affronteremo la nostra prima vera boss fight contro il Pokémon regale Kleavor. Grazie per essere stati con me, ci vediamo al prossimo episodio e come dice il Gran Giorgio, live your own legend.